Il matrimonio tra il Pescara e Bepi Pillon potrebbe andare avanti. Dopo la salvezza sul campo, la società si è presa alcuni giorni di riflessione prima di decidere, ma il tecnico di Preganziol ha una candidatura forte e credibile. La media punti della gestione Pillon non è stata certo entusiasmante, 11 punti in 9 partite, media di 1,22 a gara. Ma la marcia finale va contestualizzata. Il passaggio di consegne tra Zeman ed Epifani è stato dilaniante per il Pescara, che si è ritrovato ai margini della zona play-out, e quando Pillon si è insediato il calendario proponeva due gare proibitive, poi una serie di scontri diretti e soprattutto il morale della squadra e l'autostima erano a pezzi. Pillon si è presentato con umiltà, con motivazioni e con sagacia ed esperienza, e senza fronzoli ha saputo ricementare il gruppo, dare nuovi stimoli. Il Delfino così ha schivato i play-out ed ha guadagnato la salvezza. Se non bastasse questo, un ulteriore endorsement alla permanenza di Pillon l'ha fornito anche il portiere Vincenzo Fiorillo, capitano al Penso, l'uomo che avrà la fascia in via permanente il prossimo anno in caso di partenza estremamente probabile di Brugman. Devo ammettere che negli ultimi due mesi abbiamo lavorato tanto e oggi una parte di questa salvezza importante penso vada data a questo signore che è il mister, perché ci ha veramente trainato. Ecco. Se Fiorillo fosse un dirigente lo confermerebbe? Sì, sono sincero, non sta a me dirlo, ma io da giocatore lo devo ringraziare per quello che ci ha dato, quindi non posso che parlarne bene sia sul lato umano che su quello professionale. Pillon piace molto anche ai tifosi, non solo per come ha lavorato, ma anche per l'entusiasmo mostrato per i colori biancazzurri, per come ha partecipato con le sue esultanze ai gol del Delfino, in un clima reso molto teso dalla contestazione di parte della tifoseria verso il presidente Daniele Sebastiani. Pillon è stato visto non come un uomo voluto dalla proprietà, dallo stesso Sebastiani, bensì dal responsabile dell'area tecnica Giorgio Repetto, bandiera del Pescara, rispettata da tutta la tifoseria, anche egli in scadenza di contratto. Anche questo ha inciso nella considerazione favorevole degli sportivi biancazzurri verso il tecnico trevigiano. Ecco perché una conferma dell'asse Pillon-Repetto da parte di Sebastiani sarebbe il premio al lavoro svolto e potrebbe contribuire a sedare parzialmente il clima di tensione tra presidente e la parte più critica della tifoseria.